Ospite, e non è un caso che l'abbia voluto qualche giorno dopo la vittoria dello scudetto, Paolo Bertolucci. Perché con Paolo Bertolucci oggi c'è la cerimonia della penna. Io e Paolo abbiamo detto, perché qualcuno diceva, ma tu firmeresti la vittoria in Coppa Italia per lo scudetto? Cioè, tanto vince la Coppa Italia, lo scudetto, vediamo. Qualcun altro dice, firmeresti il secondo posto quando mancavano settimane, mesi e c'erano anche qualcuno che sarebbe bastava arrivare fra i primi quattro. E invece la mia penna che ho comprato a Paris-Longchamp, vecchio ippico, è sempre rimasta nel taschino. E da un'altra parte c'era Paolo Bertolucci che ha lasciato la penna sempre nel cassetto. Non abbiamo sbagliato, Paolo, non abbiamo sbagliato. Da no. Che cosa ci veniva questa sicurezza? Io lo so per me, volevo saperlo da te. Perché lo sport è questo, perché si perdono le partite con i match point a favore, quando sei lì a un passo, e a noi purtroppo è capitato anche, però a volte succede che quando sembra tutto è perduto, che sei anche abbastanza lontano, che l'avversario ha dei match point a disposizione, riesci a portare a casa la partita. E io sentivo di doverci provare fino alla fine. Non si firma mai per il secondo posto, si lotta sempre per il successo. Un successo che tu hai incominciato a credere fortemente quando? Io personalmente è stata due chiavi di volta, la vittoria nel derby, perché il Milan al 69esimo era praticamente a 10 punti calcolando l'asterisco, e poi quel gol di Tonali. Per me sono stati i due momenti della stagione. Per te? Sì, concordo, sicuramente sono stati i due sliding doors della stagione, e poi io credo che comunque anche nella parte finale, quando c'era la Fatal Verona, poi quando c'era il Berardi che ogni volta che vede il Milan fa quattro gol, Gasperini, l'Atalanta che Pioli con Gasperini non vince mai, insomma tutte queste storie montate eccetera, secondo me non ha fatto altro che caricare una squadra che sapeva però perfettamente qual era la strada per raggiungere il successo. La cosa che ti ha impressionato di più di questo Milan, tutti mi chiedono, ti chiederanno il giocatore. E io faccio un po' fatica, perché il leader, abbiamo sempre detto, è stato il gioco. Dove quando Leao non era al massimo, suppliva. Non c'era Ibra, suppliva il gioco. Non c'erano gli infortunati, suppliva. C'erano gli arbitri, suppliva. E come dice Sacchi, mio idolo, il gioco, caro Paolo, non si infortuna e non si stanca mai. Assolutamente, è così. Cioè, quando tu riesci a dare un'impostazione a una squadra, c'è quello spartito, e al di là dei partecipanti, hanno imparato, sanno cosa devono fare, e di conseguenza la squadra viene fuori. È ovvio che non puoi non partire dal portiere, non puoi non esaltare Leao, i progressi, i Tonali, per l'amor di Dio, ma quello che secondo me è stato, noi eravamo partiti con Romagnoli e Kier, siamo finiti con Tomori e Calulu, e questi due ragazzi secondo me hanno fatto un qualcosa di ancora più importante, ancora più alto, perché inatteso, mentre sapevamo che Leao poteva fare certe cose, aspettavamo Tonali perché sapevamo che sicuramente era un giovane pronto in lampa di lancio, sapevamo e conoscevamo il valore di Giroud e conoscevamo anche il valore del portiere, però sicuramente quei due ragazzi, quei due centrali difensivi sono stati meravigliosi. Ecco, tu hai vissuto tanti scudetti, non sei giovanissimo, hai vissuto... Purtroppo sì. Non hai vissuto un po' la beffa di Verona, poi la vittoria della Stella, quella di contro il Napoli, la vittoria sul Napoli, quella con Zaccheroni, però forse perché l'ultimo, quindi sono cauto nel giudizio, sai, l'ultimo è quello che ti ricordi di più, però questa comunanza di intenti, tifo, hai visto a Roma 16.000, tifo squadra, forse perché avevamo fame, forse perché non vincevamo da tanto, forse perché si sono affezionati a quei ragazzi ai quali nessuno credeva, però mi è sembrata una cosa straordinaria
unica e speciale. Concordo, io ero a Napoli anche quando è stato il primo grande successo, ero lì in tribuna, però era una squadra che veniva su, aveva dentro dei nomi, dei giocatori affermati che sapevi che potevano esplodere un momento all'altro e creare un qualcosa di meraviglioso. Poi probabilmente ci eravamo abituati male, perché capita anche quello, poi però siamo stati anche un po' a digiuno e quindi probabilmente la fame, il ricordo di quei grandi successi è inatteso, perché sì, è vero, eravamo arrivati secondi perché sapevamo di avere in mano una buona squadra, però sicuramente, come dire, non avevamo in panchina ancora il Sacchi, non avevamo il Van Basten piuttosto che Maldini in campo, però siamo, come dire, ci siamo uniti, il popolo rossonero secondo me ha dato una spinta pazzesca finale alla squadra, li ha convinti, tutti quanti erano saliti a quel punto sul carro e la squadra ha giovato di questo. Paolo, ci sono alcuni temi importanti. Uno di questi temi è, direi, due. Primo, diamo la notizia. Ibrahimovic si è operato 7-8 mesi, quindi a gennaio l'avremo, probabilmente rimarrà al Milan. Io sono solo contento, però mi interessa la tua opinione. Ma io credo che lui sappia benissimo se è arrivato il momento di smettere o meno. Se lui ha deciso di operarsi vuol dire che vuole ancora, come dire, al di là dello spogliatoio, che è importantissimo, provare a far qualcosa. E questo qualcosa potrebbe arrivare nella prossima primavera. Abbiamo preso un centravanti, abbiamo ancora Giroud, di conseguenza possiamo permetterci adesso anche di aspettarlo e di sfruttarlo come uomo spogliatoio. Poi in primavera deciderà lui se è in condizione o meno di provare ancora a scendere in campo. Io credo che questo glielo dobbiamo dopo tutto quello che lui ha fatto per noi. Champions League, il gap è così alto per essere almeno arrivare fra le 8? Se arrivano quei tre nomi che insomma abbiamo tutti più o meno sulle labbra, io credo che possiamo giocarcela, anche perché non saremo messi così male, almeno speriamo, nel sorteggio, e questo secondo me è una cosa veramente importante, però devono arrivare quei tre giocatori. Paolo, sei stato tranchant, molto tranchant, sia quando abbiamo parlato di Donnarumma Çalhanoğlu, sia quando abbiamo parlato di Kessié. Allora, c'è un rischio, e lo sai anche tu, il rischio Leao, tormentone Leao. Io sono molto pragmatico. Bisogna innanzitutto capire se lui voglia rimanere, perché quando uno vuole andare via, poi puoi offrirgli quello che vuoi. Secondo punto, ti do un po' di punti sulla questione, potrebbe arrivare, non ho detto che sia arrivata perché non è arrivata, i 120 del Madrid che non ha investito in Mbappé e investirà forse su un altro grande giocatore, potrebbe essere Leao. Prima domanda, la domanda da Bar Sport, io e te ci divertiamo, lo venderesti a 100-120? Io ti faccio riflettere, poi mi dici anche con chi lo sostituisci, domanda tendenziosa. E poi la seconda domanda che mi interessa: rischiamo un tormentone, rischiamo di ancora di finire come nelle ultime occasioni? No, mi auguro proprio che questo non accada. Io credo che la società farà bene i suoi conti, però sono d'accordo. Prima cosa, il giocatore. Il giocatore può rimanere? Ok, ci mettiamo a un tavolo e un sistema lo troviamo, perché il giocatore è di alto livello. Però bisogna anche far conti, bisogna far quadrare i conti, per cui... ricordiamo che con la cessione di Zidane la Juventus ha creato un ciclo importante, e se veramente arriva una cifra così alta con la quale possiamo veramente sistemare la squadra per i prossimi 4-5 anni, io credo che sia un sacrificio che potrebbe anche essere fatto. Anche se perdi un fuoriclasse, in effetti il paragone con Zidane, sai, hai perso Zidane, quindi hai perso il giocatore più forte al mondo allora. Quindi tu, no, se arrivasse la cifra giusta, non ti fasceresti la testa. Ma
nelle tue conoscenze, che non voglio metterti in difficoltà, hai un sogno impossibile che può realizzarsi coi soldi di Leao? Un sogno impossibile. Non è facile. Non è tanto un nome. Io credo proprio rifare quella squadra, mettere dentro quei 3-4 elementi necessari per fare un grandissimo Milan. Con un elemento solo, secondo me, non riusciamo a fare quello che avremmo in testa. Senti, adesso voglio chiedere come hai vissuto le emozioni delle, proprio a livello sentimento, delle, non delle ultime giornate, ma di questo, l'attesa di Sassuolo, il gol, la festa, come l'hai vissuto? Ero da solo in una sala con uno schermo gigante 3x3. Quando si sono mangiati o hanno sbagliato quei primi 3 o 4 gol, primi 10 minuti da impazzire. I primi 10 minuti da impazzire, perché eravamo sempre là. Sì, no, ma i gol sbagliati, mangiati, ho detto, oddio, qui c'è qualcosa che non funziona. Poi però, insomma, fatto il primo, a quel punto ho detto, beh, no, non è possibile, c'è una differenza enorme, abissale in campo, non è possibile assolutamente, per cui non mi sono preoccupato. Da quel punto di vista lì, mi ero preoccupato di più a Verona, quando abbiamo subito il gol. Lì il momento più drammatico dell'ultimo mese per me. Bravo, sì. Lì o hai, come dire, la forza di andarti a prendere la partita, oppure veramente a quel punto lì rischi veramente di crollare e finire nel baratro. L'ultima cosa, abbiamo sentito tante sciocchezze. Una di, secondo me, era la hit parade delle sciocchezze, che il Milan vinceva perché non c'era il pubblico. E invece mi diceva un giocatore attraverso un mio amico, mi ha detto: stiamo così bene in questo momento che se dovessimo giocare ancora 7 partite le vinciamo tutte. Conta anche molto la testa, mi sembra. Sì, sì, assolutamente. In un momento come questo la squadra praticamente diventa imbattibile, perché hanno una tale sicurezza, una tale fiducia nei propri mezzi, una tale esuberanza anche fisica, che in questo momento veramente abbatterebbero qualsiasi ostacolo. Il fatto del pubblico, non del pubblico, quella è una sciocchezza che avevamo già cancellato da parecchio tempo. Penso che vincevamo quando non c'era pubblico, abbiamo vinto con il pubblico. Basta guardare gli ultimi 2 anni, i punti che ha fatto il Milan, è arrivato secondo l'anno scorso, è arrivato primo quest'anno, cioè il resto sono veramente chiacchiere da bar. Chiudo, sarai il protagonista ovviamente, Paolo Bertolucci. Stavo giocando oggi ho giocato a tennis, giocavo con un mio amico e fa: Paolo, ma sai che è il più bravo di tutti, con tutto il rispetto, ma ti faccio un complimento. Quando sentivamo le telecronache di Tommasi e Clerici, non era solamente la descrizione del tennis, era godibile, trovo che sia un aggettivo positivo, godibile, stai lì la battuta, ogni tanto ti scrivo, anch'io, ma tu non hai tempo neanche di leggere, ma magari ti dico anche, ti commento anch'io, no? Visto che siamo amici. E adesso che estate aspetta i 3, con tutto rispetto per Fognini, che ha la sua dimensione, però è abbastanza delineata, Musetti, Berrettini con tutti i problemi che hanno e Sinner, ti fa un po' paura perché li vuoi vedere crescere ancora? Come stai vivendo da appassionato? Io il tennis l'ho dimenticato dopo voi, e c'è la squadra da vedere su Sky che è bellissima, quelli della generazione dopo mi hanno divertito zero, ho proprio perso il tennis, sono tornato con questi giocatori. E quindi li amo, li, anche per me Musetti, Sinner o Berrettini, non faccio il tifo, faccio il tifo per tutti e 3. Come stai vivendo, come sarà questa estate per i 3? Berrettini è fragico, spero che fisicamente si rimetta a posto, rientrerà sull'erba e quindi dovrebbe avere una seconda parte di stagione all'altezza. Sinner, anche lui ha avuto parecchi problemi, però adesso sta bene dal punto di vista fisico, sono curioso di vederlo, vabbè, adesso sulla terra, ma soprattutto sull'erba, per vedere come se la cava sul manto verde. E poi il cambio di allenatore ti ha preoccupato? Il cambio di allenatore ti ha preoccupato? No, non mi ha preoccupato. Io ho parlato con Bagnozzi diverse volte, alle idee chiare, stanno facendo un buon lavoro, sta proseguendo il lavoro che aveva iniziato Piatti.
Il giocatore ha detto che si trova molto bene. Il rapporto tra un allenatore e un giocatore di tennis è un matrimonio, per cui la sposa in questo caso è Sinner, è perché è lui che decide, come sempre, le donne. E quindi se lui dice che si trova bene con Vagnozzi, va bene così. E l'altro è Musetti, che è sicuramente quello con più Gli talento, manca un con più qualcosina, esatto. facilità, ma con meno cilindrata fisica. Deve lavorare e migliorare tutto questo aspetto. Io Paolo ti ringrazio, ti auguro una buona estate. È bello andare in spiaggia, tutti che ti abbracciano, complimenti, abbiamo vinto il campionato perché mai visto quanti tifosi, non è che prima non ci fossero, ma è meravigliosa questa. Io ho tanta gente che, ma ce la facciamo a vincere? Adesso mi abbracciano, sono stato prima all'ippodromo di San Siro per lavoro. Tutti che, cioè, non conoscevo nessuno, ma è un'estate, si aspetta un'estate meravigliosa, È Paolo. molto, molto bello. Cioè, il carro del Milan è molto grande. Noi ce l'avamo già seduti e comodi da tempo, però siamo generosi, accogliamo anche gli ultimi arrivati. Ti abbraccio, Paolo, buona estate. Ciao, ciao, buon'estate.